ama troppo non ti ama affatto. È questo il titolo della campagna lanciata dalla Commissione Provinciale per le Pari Opportunità in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza maschile contro le donne, che si celebra il 25 novembre di ogni anno. Partendo dal presupposto che la violenza sulle donne ha profonde radici culturali, la campagna di promozione voluta dall'organismo presieduto da Simonetta Fedrizzi ha l'obiettivo di smascherare e scardinare i luoghi comuni che spesso la legittimano ed alimentano. Se ti ama troppo non ti ama affatto. Perché abbiamo voluto focalizzarci su questo messaggio? Perché la violenza maschile sulle donne ha delle origini culturali, è molto radicata nelle relazioni asimmetriche tra uomo e donna, che vede la donna in un ruolo di subalternanza. Ecco che quindi lavorare sulle radici della violenza significa, da questo punto di vista, prevenirla. Infatti qui vediamo che i luoghi comuni legittimano la violenza, liberatene. Questa è un'esortazione proprio perché la campagna ha voluto mettere in luce come i luoghi comuni, i pregiudizi nei confronti delle donne alimentano una cultura che diciamo non condanna i comportamenti violenti, anzi li giustifica. Testo e immagini del messaggio rivolto a tutte le donne affinché ricordino che la violenza non è una forma d'amore sono stati affidati all'artista Stefania Spanò, in arte Anarchicca. Per la realizzazione della campagna la Commissione conta sulla preziosa collaborazione di Latte Trento, che ha accettato di riprodurre grafica e messaggio su 100.000 bottiglie di latte ed ha accolto con entusiasmo l'occasione di collegare il prodotto ad una finalità che ha un'importante valenza sociale. Il nostro partner è Latte Trento, che noi ringraziamo moltissimo perché ci ha permesso, oltre che aver contribuito all'organizzazione poi della rete commerciale, anche dato un contributo molto significativo, tutto questo ci permette di arrivare nelle case delle persone, nelle famiglie. Quindi la bottiglia del latte che riporta questa immagine molto efficace darà sicuramente modo di riflettere in un luogo che spesso invece è luogo di violenza, quindi simbolicamente anche il latte è un qualcosa di puro, è un qualcosa che nutre, quindi abbiamo proprio voluto lanciare questo messaggio di stimolo anche alla riflessione delle persone all'interno dei luoghi che spesso ospitano la violenza. E se il problema è prima di tutto culturale, slogan e messaggi entrano nei luoghi della cultura, nelle scuole, università e biblioteche trentine. Inoltre abbiamo avuto la collaborazione della rete delle biblioteche appunto della provincia autonoma di Trento, che attraverso questo segnalibro, dove sono indicati i numeri e i luoghi dove rivolgersi per appunto nei casi che le donne subiscano violenza. Quindi questo segnalibro verrà da oggi, diciamo, messo nei libri che vengono presi in prestito e quindi anche simbolicamente il fatto che la violenza sulle donne è un fatto culturale, attraverso diciamo, le biblioteche che lo utilizzano nei libri, anche questo ha un valore simbolico molto importante. I dati ISTA 2015 riferiti all'Italia dicono che una donna su tre dai 16 ai 70 anni ha subito violenza da partner o ex partner, mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità rivela che la violenza è la prima causa di morte nelle donne tra i 14 e i 50 anni. In Trentino le denunce di violenza nel 2014 sono state 608, ma in reati di questo tipo il dato sommerso, si sa, è purtroppo molto alto. Non dimentichiamoci che la violenza contro le donne è la prima causa di morte e di malattia. Il fenomeno è sicuramente un fenomeno molto importante in termini quantitativi, però c'è anche da dire che i dati sono dei dati della parte di emersione della violenza, il numero scuro, il cosiddetto numero di episodi di violenza che non viene evidenziato e che quindi non è legato alle denunce, è molto alto.
Il fatto di poter arrivare alla denuncia è un qualcosa che arriva nel momento in cui c'è un contesto favorevole, si sentono protette, ecco perché è un circuito quasi virtuoso, direi, più se ne parla, più aumenta il numero di denunce.